Allora, prima di spiegarvi i nuovi algoritmi, vorrei un attimo ricapitolare la notazione che abbiamo usato, che vi ho fatto vedere negli approfondimenti del metodo a strati, e aggiungere qualche altro tipo di notazione che verrà utilizzata. Mi conviene impararlo. Allora, ricapitolo un attimo le mosse che già dovreste conoscere, diciamo, la notazione. Allora, avevamo R che stava per right, sulla parte di destra. Dovevamo fare così. Right inverted, cioè R con l'apostrofo, dovevamo andare al contrario, cioè in senso antiorario. Per la parte di sinistra avevamo L, left, poi L con l'apostrofo, cioè left inverted, in senso antiorario. Stessa cosa avevamo per front, cioè F, facciamo così, front inverted, così. Stessa cosa per la parte di sopra, up, avevamo U, quindi così. Up inverted, così. Poi down, D, così. Down inverted, così. E poi avevamo back, la parte di dietro. La parte di dietro era B, quindi back, così. Back inverted, così. Ci fa comodo introdurre, aggiungere, diciamo, nuove lettere agli algoritmi che si riferiscono a mosse differenti. E sono le seguenti. Introduciamo la lettera M, che sta per middle, e consiste nel ruotare così, diciamo dall'alto verso il basso, la parte centrale, questa qui. Quindi M, chiaramente M con l'apostrofo, quindi middle inverted. È questo, ok? Analogamente si fa per questo strato che deve ruotare e si usa la lettera E, che se non mi sbaglio sta per equatore, no? Equator. Quindi E è inverted al contrario. E poi abbiamo side, che sarebbe quindi S, che sarebbe questo strato che va così, in senso orario, e poi S inverted al contrario. Ok? Chiaramente poi quando c'è un 2 dopo la lettera significa fare questo, per esempio, cioè girare due volte. La stessa cosa vale per il contrario, per tutte le mosse. Inoltre c'è un'altra lettera che viene utilizzata, una W in minuscolo, che è preceduta da una lettera tipo R, L, non deve essere preceduta dalle ultime lettere che vi ho spiegato, M, E, S, non la troverete mai. Però per tutte le lettere che già vi ho spiegato prima nel metodo a strati, quindi R, L, U, D, F e B, potreste trovare nella notazione degli algoritmi una lettera dopo queste lettere, che è la W minuscola. La W probabilmente, non so precisamente cosa significhi, diciamo, la lettera, probabilmente wide, cioè largo. Allora, vi spiego subito. Allora, se trovate R e poi una W minuscola, allora R è così. Se invece c'è una W dovete fare così, cioè dovete girare due strati partendo da R, invece di fare così, quindi dovete fare così. E quindi praticamente si fa tutto, per tutto si fa così. Up, per esempio, sarà così. Front sarà così. Back sarà così. Back inverted sarà così. Chiaramente back con la W dopo. Poi left con la W così. Left con la W inverted, così, eccetera. Ultime tre lettere che è importante conoscere, per chi fa il Friedrich, anche per il blindfold in particolare. Ci sono tre lettere che si riferiscono alla posizione del cubo, a come deve essere posizionato, e non a delle mosse, diciamo, che bisogna applicare e modificare il cubo. Allora, la lettera X minuscola
corrisponde a una rotazione in questo senso di tutto il cubo. Quindi in qualche modo è come se corrispondesse a un right, no? Che noi applicavamo a questo lato, però a tutto il cubo. Ok? Quindi x significa spostare il cubo così. E poi chiaramente l'applicazione delle mosse si fa in riferimento a questo. Per esempio, se l'algoritmo nell'algoritmo c'è scritto x e poi per esempio L, quindi x e poi left, dobbiamo fare così e poi applicare left qua, così. Se poi c'è un'app dobbiamo fare così. Chiaramente. Quindi chiaramente se x è così, x inverted sarà al contrario, così. Poi c'è y corrisponde in qualche modo all'app, quindi se app era così, x significa girare tutto il cubo così, in senso orario. X inverted è chiaramente il contrario. E poi abbiamo z. Z corrisponde a front, in qualche modo. Quindi se front era così, z corrisponde a questo. E chiaramente anche z inverted. Ci sono altre lettere che vengono utilizzate, ma probabilmente non le utilizzeremo mai, perché comunque tutta la notazione che vi ho spiegato è sufficiente a, come dire, in qualche modo a generare tutte le altre posizioni. Quindi queste sono più che sufficienti, quindi conviene impararle.